Cioccio, ma che c'è Fauci? Cioccio si non parla, l'ha già fatto fesso, provolo! Buonasera a tutti e sempre forza nato, sempre, comunque, dovunque, perché tutto resta è munizia e sicchimento. Voglio sto video lo faccio in particolare solo e esclusivamente per esattamente quattro amici miei. Di solito io non faccio nomi, però questi quattro amici miei sono piccoletti. Sì, sono piccoletti perché questi piccoletti qua, apposta i veri cartoni animati, erano sottoscritti Schifa Viking. E a me non sapete che piacere mi fa. Perché chi, giustamente, chi mi racconta che quando vede me si diverte. Chi addirittura quando vede me, specialmente quando ho cantato la canzone Rubendina Ludo Amate, la sa a memoria, perché ovviamente sta canzone sa a imparare russo, ma pure i piccoli, perché come si dice, già la pecceril, si cresce così con questi principi, e naturalmente. Si cresce bene, vero giovanotto? Perciò. Allora, con questo, allora, sta ragazza che, sta bambina che mi segue, e si è imparata sta canzone rubendina, Ludo Amata a memoria, si chiama, aspetta, come si chiama? Ha già segnato perché non mi ricordo, Mena Passariello. Mena Passariello sapeva la canzone rubendina, Ludo Amata. È piccolino, non mi ricordo gli anni, però è piccolino. E quando mi vede a me, è peggio, come si chiama, i Peppa Pig. Si scompiscia dalle risate. E insieme a lei, anche la sorellina Mena, Passariello, poi un saluto particolare a altri tre amici miei piccoli, che queste persone qua sono speciali. Sì, sono speciali perché sono speciali. Il primo è Vito Desiato, mio amichetto Vito, che pure mi segue e quando sente a me è contento e io sono contento che almeno gli riesco a scappare un sorrisetto. Mando un bacione forte forte a Vituccio Desiato. Poi al mio amicone che mi fece fa anche un cavettone d'estate, Agostino Perillo. Agostino Perillo mi facette fu bagno e purtroppo io me lo feci e con vero piacere che lui mi nominò. Infatti, mando un bacione forte forte e ti voglio bene pure a te, Agostino. E poi infine a un altro piccoletto che c'ha 4 anni. Sì, un altro piccoletto che c'ha 4 anni si chiama Raffaele Calabrese. Anche Raffaele a me mi segue molto e passa più di tempo a guardare me con i miei video che guarda Peppa Pig o porco scostumato. Sì, dico porco scostumato, voglio perché parlammici chiaro, Peppa Pig. Voglio, non è di insegnamento ai bambini. Peppa Pig è un porco, è un maiale. Però è un porco coperto senza la parola. Perché se ci riflettiamo bene, no? Voglio far capire, voglio. Ascoltatemi ragazzi, ma voglio far capire, Peppa Pig, ma ce lo rendiamo conto quando mangi, fa sempre che lì tutto esagerato, ma che educazione rammas, che educazione vorrà sto Peppa Pig, quel bella buono, e mentre sta mangiando Peppa Pig, scappano tutto esagerato, ma secondo voi no, ma guardate, manca a farlo apposta, Peppa Pig, e dà una mala educazione ai bambini e parla dei miei figli. Bello, allora stavamo mangiando, no?
Tutto ad un tratto mio figlio finisce di mangiare, beve la sua Coca-Cola, e scappano tutti esagerati. E io, mica è papà, ma che si. Non si fa, papà, non si fa. Papà, papà, scusa, ma quello lo fa pure Peppa Pig. Ecco qua. E perché fa Peppa Pig e mi fa tutto quanto è rotto. Allora, io da domani in poi vado a fare una bella cena. Però preferibilmente quando stongo con grandi persone e prestigi. E già fanno tutto esagerò. E ci dice scusate. E mi mette Peppa Pig. Voglio. Purtroppo i cartoni animati non tutti sono da insegnamento. Mo per esempio acchiappate stu. Come si chiama? Pokémon ultimamente, ma è più uscito di fuori moda, però acchiappa Pokémon. Niente di meno i come si chiami? Il creatore che spada a mano facendo una cosa, buh, addirittura un creatore, no? A poco tagliava la capanata. Tagliava, perché? Perché era Pokémon a chi la leva distruggere. Bella buona vita il creatore innanzi allo specchio, il biraccussi e bim. E viene tutto trasformato. Ma che stai facendo, papà? Che stai facendo? Niente, ma sto trasformando in Super Saiyan. E chi è chi sto? No, è nato personaggio Pokémon. Voglio, sti cartoni fanno rovinare. E allora sono contento che guardate a me. Sono proprio contentissimo, guardate a me. E per quanto riguarda la canzone, lo Rubendino, Ludo Amato, voglio. A prescindere i cartoni animati, quelli consigliabili e quelli non consigliabili da guardare. Per quanto riguarda la canzone Rubendino a Ludo Amato, come se l'ha imparata Mena Passariello? Mena Passariello, la canzone Rubendino a Ludo Amato, perché la sa a memoria. Io vi invito a tutti di ascoltare, che sì che è una bella canzone, perché o sta manifesto. O stiamo in qualsiasi parte che ci sentiamo, ma puzza in un Rubendino. Pigliamo un micro e ci mettiamo a cantare un Rubendino a Ludo Amato. E sapete che piacere? Chi gli vuole piacere la vita? Guardate che cartone animato scostumato. Io mando un bacione di nuovo. Con grande affetto e tutto il bene che gli voglio a questi giovanotti, anche se non conosco di persona, però per me, pure non conoscendoli, però ho sottoscritto Schifa Viking quando ama una persona e vuole bene a una persona, la vuole bene anche virtualmente. E io do un bacione a Vito. Desiato a Giusy Passariello, a Mena Passariello, Agostino Perillo e di nuovo al piccolo Raffaele Calabrese. Sì, leggo perché erano questi quattro nomi che ci tenevo a farli e niente. Un bacione, voglio è sempre forza nava. E quando vedete che non parlo, non vi facete fa face perché sono chi che faccio i blef. Ciao belli e forza Napoli!